Tutti i condomini e anche l'amministrazione che si è resa partecipe di chiedere ai condomini la possibilità di esporre quest'opera. Quest'opera è stata realizzata da Bruno nella primavera di quest'anno e avevamo avuto l'occasione di collocarla in piazza, però la necessità era quella di trovargli un posto fisso dove quest'opera potesse in qualche modo raccogliere quello che la Voce del Corpo porta avanti come associazione, e cioè la possibilità che i popoli possano vivere in pace e che non ricada sulle popolazioni civili quei conflitti che purtroppo in questo momento stanno insanguinando sia la Palestina che massacrati tutti i giorni, ma ancora prima del 7 ottobre, per cui proprio una situazione che, quindi quello che fa l'importanza dell'arte, quello che noi vogliamo per cui si è esposta, è quello che l'amministrazione comunale vorrà fare sempre di più all'interno del paese, per cui produrre opere che rimangono in maniera permanente, è quello di sbattere in faccia la realtà, cioè ti spara, diciamo questo termine brutto ma lo dico perché ci rimanga, ti spara in faccia la realtà delle cose che succedono, quindi la forza dell'arte è uno di quei pochi strumenti che abbiamo per poter resistere contro l'incredibile enormità di opposizione rispetto al fatto alla pace, che invece è dettato dai poteri, dalle lobby di tutti i tipi delle armi, poi dalla ricostruzione. Sulla vita di chi soffre ingiustamente e sulla propria vita. Questo io penso, spero che sia. Tutti i bambini del mondo che soffrono senza avere colpe. Io ricordo quando arrivavano gli americani e tutti i bambini li accoglievano a Milano, nella città, e buttavano le caramelle. I bambini erano felici. In questo quadro i bambini sono le caramelle. Le caramelle sono quello che racconta quest'opera di un momento della nostra società che è tremendo, che a me ha fatto soffrire, ma ancora oggi soffro. Noi artisti ci sentiamo impotenti perché vorremmo fare qualcosa di più concreto,
invece sappiamo fare solo queste cose. Mi, mi,